L'incontro con i presidenti della Repubblica di Germania e Polonia a Villa Rosbery ha dato il via questa mattina alla visita ufficiale del capo dello Stato Giorgio Napolitano in città fino a domani. Al centro del confronto i delicati temi del futuro dell'Europa, alle prese con una difficile crisi economica e la necessità di una maggiore integrazione tra le politiche economiche e fiscali per combattere la disoccupazione giovanile. Tanti guardano all'Europa con incertezza o distacco. Momento nel quale l'Europa non sembra più capace di realizzare la promessa di una società giusta, momento nel quale molti temono per i loro posti di lavoro, per i loro risparmi, per il loro futuro e per quello dei loro figli. Salutati dalle massime autorità locali e giudiziarie, nel pomeriggio i tre presidenti hanno partecipato a Palazzo Reale all'incontro con gli studenti universitari organizzato dalle fondazioni Adenauer Italia e Mezzogiorno Europa. A loro il messaggio di incoraggiamento a non perdere la fiducia in se stessi e in un futuro più prospero. Il presidente Napolitano ha poi incontrato con il sindaco De Magistris la fidanzata e i familiari di Pasquale Romano, ultima vittima innocente di Camorra, ucciso il 15 ottobre scorso in un agguato a Marianella. Il capo dello Stato sarà domani a Villa Ruffo per una cerimonia privata dedicata allo scrittore polacco Gustav Herling e poi a Palazzo Filomarino per celebrare il 60° anniversario della scomparsa di Benedetto Croce e di 65 anni di attività dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici da lui fondato.